Sono qui perché ho vissuto in questi anni l'integrazione e l'inclusione di questi bambini e di questi ragazzi, che sono sempre molto presenti nei nostri gruppi classe, e anche perché la nostra scuola è una scuola che ha basato i suoi percorsi educativo-didattici nel pieno rispetto della normativa sull'inclusione e l'integrazione. E quindi abbiamo sviluppato percorsi molto importanti, non solo di scambio culturale con i bambini del territorio, ma proprio di grande arricchimento. Vorrei fare un ragionamento con lei. Se questo era un modello che funzionava, perché intervenire proprio su questo? È la Che idea si è domanda che fatta? ci stiamo noi ponendo nelle ultime 48 ore. Non riusciamo a darci una spiegazione e anzi speriamo che qualcuno prima o poi dia risposta alla sua domanda, che è anche la nostra. Si parla di un modello che funzionava. Il paese come reagiva alla presenza del CARA? Io posso sicuramente rispondere rispetto ai bambini, alle famiglie, e hanno reagito in maniera sempre positiva, perché insomma, quando si tratta di bambini e si parla di bambini, si parla di crescita e di formazione, e tutto è complementare a questo. Genitori che pensavano del paese più grande, cioè che idea c'era sul CARA? Rispetto al CARA sicuramente ci saranno state delle discordanze rispetto alle opinioni, ma noi istituzione abbiamo il dovere morale e di proteggere soltanto l'aspetto emotivo e la formazione dei bambini. I genitori della classe, gli altri, diciamo gli italiani, si sono fatti vivi con lei, hanno chiesto spiegazioni, hanno reagito in qualche modo? Erano e sono già ben preparati, quindi camminiamo all'unisono sperando sempre che questi bimbi possano continuare ad avere la protezione che per loro è un sacrosanto diritto. Ha avuto la possibilità di avvicinarlo uno dei suoi alunni prima di andare via? No, no, no. Questo forse è Sì. il rammarico più grande. Sì, il saluto è una cosa fondamentale per tutti gli esseri umani, ma specialmente per i bambini. E non c'è stato. E finora non c'è stato.